Per noi è molto importante poter qualificare per la seguente fase, quindi questa prima fase contro la Bulgaria e contro il Lussemburgo sono due partite molto importanti, soprattutto a livello di progetto sportivo per le femminili. Quindi aspettiamo di fare un buon torneo questo weekend, ma sappiamo che è poco il tempo di lavoro e che dobbiamo di correre certe cose, crescere in certe cose anche, ma aspettiamo essere abbastanza per vincere le due partite, no? Un gruppo di 19 atlete, ovviamente atlete che avevano praticamente quasi tutte vestito la maglia del nazionale o seniores o giovanili in passato. Che pallamano vedremo però, che Italia vedremo. La idea è una, dopo piano piano dobbiamo arrivare alla idea, no? Ma dico che aspettiamo di fare una difesa proattiva dove si può vedere una squadra intensa, una squadra concentrata, una squadra in anticipo e dopo un tipo di pallamano veloce allo stesso modo che la pallamano attuale a Europa dove si gioca al primo livello stai guardando, no? Quindi aspetto di una pallamano, diciamo così, attuale, no? Diciamo l'attuale, nel senso di fare questo tipo di lavoro anche dopo approfittare al massimo le qualità di ogni giocatrice che noi abbiamo alla nazionale, no? Nel lavoro di attacco, dico. Ecco, che gruppo invece, che squadra ha trovato sia per valori tecnici che per predisposizione umana al lavoro da parte delle Tutto è giocatrici? importante, non è solo una parte tecnica, una parte umana, è un mix di tutto, ma soprattutto lo più importante è il progetto che dobbiamo iniziare qui questa settimana e che non finisce unicamente con un lavoro per vincere alla Bulgaria o alla Lussemburgo, sino per un lavoro che deve di continuare per crescere a livello globale, anche a livello individuale. Quindi questa squadra è una squadra persone con tanta esperienza, ma anche persone che hanno fatto un grande lavoro come under e che può essere il futuro della nazionale. Questo mix è un po' la chiave del progetto, no? Ultima cosa, il suo percorso con la nazionale comincia nella casa della pallamano, nel centro tecnico della federazione. Ecco, che aria si respira, no? Questo è un posto completamente dedicato a questo sport in Italia. Da sicuro è un'autentica meraviglia per qualsiasi allenatore avere un palazzetto specifico della pallamano che dipende dalla federazione. Non è normale, anche io che sono spagnolo posso dire che non è una situazione normale. Per me è un piacere poter lavorare in un palazzetto dove si respira, si sente la pallamano come prima cosa. Quindi sono molto felice, è un grande onore e aspetto di che questo ambiente tan palamanistico, per dirlo così, può essere un buon motivo, un buon rendimento per la nostra squadra.